Radio Radicale, siamo con Ileana Argentin per parlare della giornata internazionale della disabilità, per fare una valutazione politica di quello che si sta facendo nel nostro paese. Noi ricordiamo che la scorsa legislatura sono stati approvati diversi provvedimenti su questo tema, anche la legge sul dopo di noi e altri importanti provvedimenti. Oggi, con quale attenzione viene vissuta questa giornata internazionale della disabilità e soprattutto con quale forza lo Stato segue questa importante battaglia attraverso le difficoltà che vivono i disabili? Lei stessa, ricordo che nella scorsa legislatura ebbe un incidente qui a Montecitorio, rimase chiusa qui senza poter avere la possibilità di uscire. Allora, oggi, come si vive questa condizione e con quale sostegno politico? Beh, guardi, devo dire che come ogni anno oggi si riempiono tutti la bocca di bellissime parole. Il 3 dicembre pare che la disabilità diventi veramente una principessa all'interno della politica. Il problema è che il giorno dopo tutti dimenticano. E questo a me fa molto riflettere e sostengo che sarebbe molto meglio se oggi facessero tutti silenzio e da domani cominciassero a fare qualcosa. Perché ancora le famiglie delle persone con disabilità, soprattutto lì dove abbiamo ritardo mentale e cognitivo, vivono situazioni difficilissime, sia per quanto riguarda l'inserimento nella scuola, nel lavoro e ancora nell'assistenza. Per cui le dico, molti passi, come giustamente lei ha ricordato, io sono stata la prima firmataria della legge sul dopo di noi, con il precedente governo sono stati fatti. Questo governo, fin dall'inizio, invece, ha dimostrato una sorta di, come posso dirle, proprio una disattenzione legata proprio a un problema culturale. Basti pensare che la Lega, quando ha governato con il Movimento 5 Stelle, iniziando questo governo, ha fatto un ministero sull'handicap, quasi che noi fossimo un mondo a parte, noi disabili, non parte di questo mondo. Tutti i ministeri se ne devono fare, come dire, devono essere responsabili le persone con disabilità, non è che noi abbiamo bisogno di un ministero tutto nostro. La persona con deficit ha bisogno di essere vista a 360 gradi, per cui la scuola si occupi della scuola e pensi anche ai disabili, così come i lavori pubblici pensino anche alle barriere architettoniche e tutto il resto, così come avviene per tutti i cittadini. Per cui le dico un 3 dicembre in cui Mattarella ha detto delle cose splendide, come sempre, in cui ogni politico si è riempito la bocca di grandi cose, voglio augurarmi che domani le pagine dei giornali, almeno un trafiletto, lo continuino a dedicare. Basterebbe un impegno di ogni ministero, una volta all'anno, e di ogni sindaco di questo paese perché le cose possano realmente cambiare e le pari opportunità diventino per tutti, realmente per tutti, e non soltanto per chi ha voce per dire la sua. Qual è diciamo, il settore dove un disabile viene lasciato più solo, secondo lei? La scuola, una delle ultime volte che ci eravamo sentiti, la scorsa legislatura, lei mi aveva fatto anche cenno di problemi che avevano avuto degli insegnanti di sostegno, sia per la loro formazione che nella loro immissione nel ruolo. Ma sì, perché vede, comunque i lavoratori che girano intorno alle persone disabili vengono considerati un po' lavoratori di serie B. E questo avviene un po' ovunque, dagli insegnanti di sostegno a chi si occupa, per esempio agli architetti che si occupano di barriere architettoniche. È quasi che fosse un ripiego e non una scelta. Invece io credo che questi siano uomini e donne che mettono a disposizione le loro forze per dare veramente una, come dire, un'integrazione reale e concreta. Cioè, guardi, se dovessi dire il tasto più dolente, sulle disabilità in quest'anno, è stato che ancora una volta i soldi per l'assistenza, soprattutto, ripeto, per i ragazzi gravi e gravissimi, con quelle famiglie che hanno genitori anziani, perché anche i nostri genitori invecchiano, le dico francamente, pochi soldi per immaginare, ma questo anche i comuni e le regioni,
E glielo dico da donna del PD, da zingarettiana, ma le dico con grande onestà che anche Zingaretti forse ha fatto un po' troppo poco sull'assistenza. E così come ha fatto molto poco il sindaco Raggi e tanti altri sindaci e tanti altri presidenti di regione. Per cui almeno un segnale, invece che tutte queste chiacchiere, convegni, qualcuno oggi ci prometta qualcosa di concreto. Questo secondo me farebbe la differenza sul 13. Quindi lei pensa che ci siano maggiori difficoltà in una grande città che in una piccola realtà per l'assistenza ai disabili? Dunque la sua esperienza a Roma, lei ha avuto un incarico in una precedente giunta al comune, lei potrebbe dire che oggi le difficoltà nella capitale si sono moltiplicate? Moltiplicate no, ma sicuramente triplicate, nel senso che la Raggi ha fatto un delegato sulla disabilità e pensa di aver fatto tutto. Non è che mettendo una persona in carrozzina cambiano le cose, ve lo dico da persona in carrozzina. Cioè io sono stata deputato 10 anni, ma alla fine ho fatto qualcosa portando la legge per il dopo di noi sull'autismo. Comunque. Non è che tu puoi mettere una persona disabile solo perché è disabile. Questo signore che cosa sta facendo per Roma? Perché a noi non risulta al mondo dell'associazionismo. Io le parlo anche come presidente dell'associazione AIDA, che si occupa appunto dell'eliminazione delle barriere culturali nel nostro paese ed è nazionale come associazione. Noi rivendichiamo fatti concreti. Roma è veramente alla mercé di una disattenzione, ma più di un'incapacità di governo che purtroppo sui più deboli pesa moltissimo. Bene, io la ringrazio della sua disponibilità per averci un po' aiutato a capire quali problemi restano aperti sulla disabilità nel giorno che si celebra la giornata internazionale della disabilità anche nel nostro paese. Ringrazio Ileana Argentina del Partito Democratico.